Buongiorno a tutti! Allora, colgo l'occasione per fare questo video dei prodotti finiti che settimana scorsa non sono riuscita a fare perché appunto mi avevano chiamato dal nido che River aveva la febbre, quindi insomma c'era da andarlo a prendere e per tutta la settimana poi non ho avuto tempo di fare un emerito cavolo, nel senso che tra il lavoro e il piccolo poverino che non stava bene in più poi ci siamo ammalati tutti, vabbè lo sapete. Quindi insomma adesso stiamo meglio tutti, stamattina River è andato al nido e io mi sono presa mezza giornata, mezza mattina, non dico libera perché comunque ho fatto delle cose di lavoro, ho sbrigato delle cose, però insomma me la sto prendendo con calma, fortunatamente oggi posso farlo e quindi vi giro il video dei prodotti finiti. Ragazzi, inizio subito perché ho tantissime cose da farvi vedere, c'è la sacca, praticamente questo video non lo faccio dall'estate del 2022, da quando avevo fatto vedere alcuni prodottini, forse in montagna, boh, neanche mi ricordo, questo ve la dice veramente lunghissima. Detto ciò, iniziamo perché la sacca sta esplodendo di prodotti, io ho bisogno di fare questo video per buttarli. Allora, comincio subito, ce l'ho qua, ma ce l'ho qua perché me la sono messa in testa stamattina, la tinta di Schwarzkopf. Palette Professional Performance, io ho preso il rosso intenso, questa è già la seconda volta che in realtà ne avevo comprate due perché erano in offerta, cioè se ne prendevi due costavano tipo 2,50 euro, cioè pochissimo, e quindi appunto le avevo prese tutte e due, quindi una l'avevo già fatta fuori e l'avevo fatta al solstizio d'autunno, quindi nell'autunno scorso insomma, e invece questa qua me la sono messa su stamattina, mi sono anche dipinta perché sono maldestra e ho rotto uno dei guanti e quindi mi sono dipinta anche il pollice come potete vedere, e insomma ce l'ho in testa adesso. Io devo dire, già la prima volta che l'avevo usata mi era piaciuta, il colore è bello intenso, cioè è vero che è intenso, copre i capelli bianchi, io faccio la tinta perché purtroppo sono piena di capelli bianchi, fossi almeno tutta bianca starei benissimo perché sembrerei Daenerys di Game of Thrones, ma purtroppo no, e quindi mi devo fare la tinta, comunque ottima, insomma. Poi ho finito. Allora andiamo. Guardate, qui ho la vaschetta delle cose che ho finito nello scorso video della Capsule Collection di skincare. Avevo finito dei prodotti, li avevo messi tutti in una vaschetta, vi avevo detto che vi avrei fatto le recensioni, quindi appunto andiamo. Allora, questa qui è finita, è la l'impacco contorno occhi di HQ, devo dire, è molto molto buono. Mi è durato un sacco, cioè sta roba 15 dosi, ma io che 15 dosi? Molto di più mi è durata. Sì, quando la mettevo era bella fresca sotto l'occhio, insomma mi è piaciuta molto. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo balsamo, scusate, per il corpo alla vaniglia e bourbon. Scusate, metto l'inglese che lo mastico un po' di più del francese. Quindi appunto era un body balm, bourbon vaniglia, la profumazione top, veramente. Questa è di Yves Rocher, mi è piaciuto tantissimo. Molto buono anche questa crema fluida per il corpo, bacche, fiori e legni, di L'Erbolario. Allora, le creme di L'Erbolario a me piacciono tutte. È chiaro che poi c'è una componente personale per quanto riguarda la profumazione, nel senso che c'è a chi piacciono più i toni dolci, c'è a chi piacciono di più i toni agri. A me devo dire piacciono un po' tutte, non ho il naso spitifino, come si suol dire. Crema di Biopoint, al sorbetto tonificante, questa l'avevo trovata nella rivista quest'estate nel Cosmopolitan e devo dire mi era piaciuta molto, più che altro perché si asciugava subito ed è una cosa che d'estate mi piace, cioè d'estate non mi piace avere, per esempio se metto la crema sulle gambe, poi ho dei pantaloncini corti, se la crema è appiccicosa e fa fatica ad assorbirsi, mi tiro dietro tutto ciò con cui entro in contatto, invece questa crema si asciugava subito e aveva un profumo buonissimo, quindi devo dire mi è piaciuta molto fresca per l'estate. Ottima. L'Oreal Studio Invisifix era un gel, in realtà non lo ricomprerò più. Questo era uno di quei prodotti zavorra che mi portavo dietro da un po'. Questo l'avevo comprato addirittura quando avevo tagliato i capelli corti, cosa che non credo che avverrà mai più. E quindi per dargli uno stile avevo appunto comprato il gel, ma gel e lacca sono due cose che non intendo più utilizzare. Sapete che sto scremando in favore di una vita un po' più minimal, un po' più frugale. Questo non è un prodotto che ricomprerò. Non significa che non sia buono, questo era di intensità 5. L'Oreal è un altro marchio che bene o male è difficile che faccia ciofecate, insomma. Bifasico della Alice, anche questo l'avevo trovato, era una Christmas Edition, l'avevo trovato anche questo in un giornale, infatti è piccolino, 100 ml.
Da viaggio è molto comodo, peccato che io con le acque micellari, cioè proprio zero, non ci vado d'accordo, la mia pelle è già oleosa, quindi se io gli applico una roba ancora oleosa, ciaone, io gli devo applicare qualcosa che toglie. E l'acqua micellare in teoria serve per togliere il trucco, il problema è che lo fa lasciando dell'olio sulla mia pelle, mi vengono un sacco di brufoli. Quindi io non so se, cioè, non riesco a capire se il prodotto Licia è buono o no, cioè io con tutte le micellari mi sono trovata malissimo nella mia vita, quindi probabilmente è anche un prodotto buono, ma che non fa per me. Proprio per una questione di pelle. Questi ce li svanghiamo velocemente. Ultimamente, negli ultimi anni sto sempre usando questo deodorante qua, o nella profumazione questa qui, tè verde e lime, lime, o nella profumazione classica. Questo è uno dei pochi deodoranti che ha zero sali d'alluminio e quindi io lo prendo. Mi fanno incacchiare tutte queste boccette di plastica, nel senso che mi rendo conto che per l'ambiente non è una scelta giusta. Sto meditando di tornare a farmelo da me il deodorante. Trovate la ricetta nelle ricette fai da, nella playlist ricette fai da te. E comunque questa era la... Ma no, c'è ancora un prodottino, ma c'è ancora un prodottino e tu dove volevi sfuggire? Questo era un, come potete vedere, un campioncino, un sample del profumo U by Ungaro Fever Eau de Parfum di Avon. Io non credo che ci sia, cioè è una collezione credo forse 10 anni fa, quindi non credo che ci sia più questo profumo, però era molto buono. E siccome io ho una serie di campioncini lì che mi aspettano, l'avevo fatto fuori. La vaschetta è vuota, proseguo con le cose nella busta. Allora, ho tagliato e utilizzato fino allo stremo questo Head & Shoulders balsamo. È il balsamo per cute capelli con olio argan e cocco. Olio di argan e cocco. Devo dire, ultimamente io uso solo i balsami di Head & Shoulders. Ne ho un altro uguale in doccia, molto buono, mi è piaciuto. Poi, ecco, già, sei già suicidato. Badedas, ma di questi ne troveremo secondo me un bel po'. Comunque, 2-in-1 Badedas doccia shampoo delicato ad agrumi gelsomino. Questa ha una colorazione gialla quando la boccia è piena. Sono 250 ml. Questo piace tantissimo a mio marito e devo dire che anche a me piace abbastanza. Anche se io sto tornando un po' alle saponette proprio per evitare il packaging in plastica, però. Buono. I Badedas, ecco, questa è un'altra cosa che vi dico. I doccia shampoo della Badedas a me sono sempre piaciuti tanto da quando negli anni 90 facevano la pubblicità con la canzone Kiss the Rain. Vi dico solo questo. Poi 1, 2, 3, 4, 1000, 1000, 2000, con River che ovviamente gli cambiamo il pannolino. Purtroppo abbiamo usato, devo dire che però 1, 2, 3, 4, 5, ma queste le ho usate prevalentemente io, devo dire la verità, in palestra. Comunque, pacchi di salviette, devo dire che ci sono anche durate abbastanza perché se contate bene o male da settembre scorso a oggi, insomma, non sono poi così tante. Comunque, per River uso sempre queste della Fresh and Clean perché mi piacciono. Sono quante salviette? Questa è un'ottima 72 salviette made in Italy, eccolo qua. E poi ho comprato, ma perché mi aveva incuriosito la profumazione, queste qua all'aloe vera ed estratto di mele. Devo dire che effettivamente avevano un profumo, ancora adesso lo sento dalla confezione, molto dolce e mi è piaciuto tantissimo. Queste le utilizzavo in palestra. Allora, siccome la mia palestra è veramente vicino a casa mia, non mi faccio la doccia lì, mi passo una salvietta, mi cambio perché normalmente sono fradicia, però poi vado a casa e mi lavo, ovviamente. E niente, queste erano 110 salviette e le avevo pagate come quelle altre che costano 70, che erano 72, quindi vabbè, devo dire, mi sono piaciute parecchio. Anche qua però sto cercando di ridurre le salviette sia per River sia per noi, perché qua è un attimo che appena ci sentiamo un po' l'ascella, anche durante la giornata, magari anche se abbiamo fatto la doccia, alle salvietta e invece stiamo cercando di diminuire un po', ecco. Poi 1, 2, 3, 4, ma probabilmente ne ho finiti anche di più di questi. Ecco, l'intimo, ormai il mio detergente intimo è questo qua, cioè ormai ve l'ho fatto vedere non so quante volte, è lenitivo con estratto di calendula della Neutro Roberts, al packaging con meno 50% di plastica in meno, gentile con il pianeta, formula 98% ingredienti biodegradabili, freone 100% riciclabile con 30% di bioplastica, insomma vabbè.
ci crediamo, cerchiamo di fare il nostro, ma perché a me piace proprio il prodotto. Devo dire, mi trovavo bene anche con l'intimo della Neutromed, ma questo qua mi piace di più perché è più delicato e mi piace di più che c'è la calendula e ha un ottimo profumo. Quindi questi, non so già più dove mettere la roba, andiamo bene. Andiamo benone. Poi ho finito due shampoo. Uno è Restivoil. Allora, io ho un problema alla cute, nel senso che per problemi miei di salute, che qua non vi sto a dire perché non ce ne frega niente, e poi sono cose mie personali, io produco veramente, ho una psoriasi che mi fa produrre veramente tanta, tanta, tanta forfora. Le sto provando tutte, non ne sta andando bene mezza. Questo qua è, credo che sia forse il peggiore che io abbia mai provato. Olio shampoo per cute sensibile Restivoil antiforfora per capelli da normale grassi. Allora io vi dico, questa è la senza agenti schiumogeni aggressivi 250 ml. Ora, ovviamente non è che quello che non va bene per me non va bene per nessuno. Magari voi lo provate e dite no, a me funziona. Io vi dico ovviamente quella che è la mia esperienza, e la mia esperienza è che questo prodotto non solo non mi toglieva la forfora in eccesso, ma non, cioè io mi finivo di lavare e mi sentivo la testa ancora sporca, cioè non mi puliva proprio, non mi puliva niente, quindi super bocciato. Tra l'altro costa tipo anche 9 euro, 9-10 euro. No, 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 super bocciato. Mentre che mi è piaciuto tantissimo ed è quello che sto usando in questo periodo ed è quello che un attimino, non dico che mi risolve il problema, però diciamo che mi equilibra un po' la cute, è l'Elution di Ducray, non lo vedete perché c'è l'etichetta davanti, ma è questo qua, Ducray Elution, perché della Ducray ce ne sono diversi. Io l'Elution finora ne ho provato un altro prima, che non ho ancora finito perché mi brucia, quindi quello non andava bene. Credo che fosse il Ducray DS, adesso non vorrei dire una cosa che non è, però insomma era un'altra linea. E quello là non sono ancora riuscita, era un flaconcino piccolo piccolo, ma non sono ancora riuscita a finirlo proprio perché mi brucia, ce l'ho ancora in bagno. Cerco di diluirlo con altri shampoo per finirlo, ma è un po' troppo aggressivo. Questo invece ha un'ottima profumazione, è molto denso, mi piace tanto perché dura un sacco, erano 400 ml, non costa poco, cioè questo costa tipo 18 euro, cioè una sassata, però devo dire che finora è quello che più mi ha risolto, non risolto perché non me l'ha risolto del tutto, però diciamo che tiene a bada, ecco, la mia testa. Illusion di Ducray. L'ho comprato e ce n'ho un'altra boccia di 400 ml in bagno proprio perché mi è piaciuto. Poi, sapone, scusate, altre due di queste, va bene. Ero contenta perché dicevo, ah, ne ho fatte fuori poche, invece no, sotto la sacca ce n'erano altre 200, va bene. Sapone liquido idratante quello dermatologicamente testato. Scusate, cerco di andare veloce perché non voglio fare un video che duri l'ira del Signore, però poi comunque poi mi devo fermare per ridirlo e quindi tanto vale. Scusate. Allora, sapone liquido idratante dermatologicamente testato, neutro con latte e glicerina, mani e corpo. Noi cerchiamo di utilizzare queste ecoricariche per i contenitori che abbiamo in bagno, sia io che mio marito. Io e mio marito abbiamo due bagni separati e poi che li usiamo entrambi, entrambi è un altro discorso, però abbiamo due bagni. E quindi abbiamo due container che rifilliamo proprio per evitare di comprarne 800. Questa è della Primia, la Primia è una marca che io trovo al Tigros. Questo è un litro e ci dura, bene o male, ricarichiamo, siccome è da 250 ml, i due dosatori che abbiamo in bagno, io ho quattro ricariche le faccio, quindi devo dire, ne abbiamo un'altra in bagno adesso, proprio perché cerchiamo di fare così per lavarci le mani. Poi, eccola l'altra Schwarzkopf, l'altra tinta che avevo fatto appunto in autunno, viene al velo già recensita, va bene. Poi, allora, altri due di questi qua è ok, ce li abbiamo. Poi, dentifrici, allora sì, uno non c'è, no, c'è in realtà, eccolo qua, due dentifrici. Colgate Max Fresh, che non è questo, quindi ne ho fatti fuori tre. Mi ricordavo che ce n'era uno che in realtà mio marito aveva già buttato via e avevo tenuto solo la scatola. E la scatola invece di uno di questi due deve essere ancora nel mio bagno, di questo qua probabilmente. Vabbè, comunque abbiamo finito tre Colgate. Anti-tartar, Deep Clean Whitening e Max Fresh Cooling Crystals.
Per me, devo dire la verità, sembrano un po' tutti uguali. Io devo dire l'unica differenza che sto riscontrando adesso, per questi li ho finiti, che sto riscontrando adesso è con il Sensodyne anti-tartaro. Cavoli, quello lì veramente non mi fa venire il tartaro. Questi qui, sì, buoni, niente di metafisico, cioè mi ci sono lavati i denti, me li ha lavati, basta. Poi arriviamo verso la fine, ringraziamo il cielo per questo. Quest'estate ho fatto fuori due prodotti. Questo Avon Sunscreen, quindi la crema per il sole, questa era fattore di protezione 30, erano 150 ml, e devo dire, le creme Avon hanno una cosa buona, che si assorbono subito, non sono unte, cioè non sono schifosine, di quelle che vi rimangono le mani appiccate e poi si attacca la sabbia subito, quindi mi piacciono, si assorbono in fretta, hanno un odore gradevole, insomma non sono troppo invasive, quindi mi è piaciuta. E poi di Esi avevo utilizzato questo campioncino all'aloe vera. Devo dire che anche questo mi era piaciuto. Lo utilizzavo quando avevo i muscoli un po' provati dalla palestra, o quando sì, perché io ho fatto palestra anche in estate, o quando avevo magari la pelle un po' secca. Insomma, devo dire mi era piaciuta di Esi, quindi bene. E poi abbiamo due cose mangerecce, tre cose mangerecce e due cose di cartoleria. Ah, cavoli, non ho incluso i prodotti di make-up, che ne ho finiti un bel po', però vi linko a fine di questo video la Capsule Collection di make-up, lì vedete tutti i miei prodotti finiti, quindi insomma forse è anche inutile farveli rivedere qua. Allora, ho finito, anche perché se no questo video viene veramente troppo lungo. Due tisane, ovviamente inverno, tè tisane, qui la fanno da padrone, in realtà sono due tè, perché sono quelli aromatizzati. Mi piaceva tantissimo, questi me li ha regalati Cuore di Cipria. Se non siete iscritti al suo canale, andate, perché è una delle mie migliori amiche anche nella vita. Ci siamo conosciute che eravamo ragazzine, facevamo danza insieme. E me l'ha mandata a Natale dello scorso anno e le ho finite, erano veramente eccezionali, buonissime. Ed erano praticamente queste tisane fatte a pallina, ma quando uno le metteva dentro nell'acqua bollente veniva fuori il fiore, una cosa veramente eccezionale. E c'erano diversi fiori, perché c'era appunto quello al caramello, quello alla ciliegia, al gelsomino e al bergamotto. Però era veramente curiosissimo come venisse fuori questo fiore poi con l'acqua, insomma, veramente una bella, bella esperienza. E poi mio marito, soprattutto perché lui adora lo zenzero, a me non dispiace, però diciamo che non è che lo amo particolarmente. Lui adora queste tisane, questa la compravamo di Fred Stead, la compravamo in Irlanda e ce la siamo portata quando abbiamo traslocato, quando siamo tornati indietro in Italia. E questo era zenzero e limone, soprattutto quando ci sentivamo, diciamo, forse un po' appesantiti da cene magari un po' pesantine, questa era molto buona. Poi, una cosa che vi volevo segnalare è che la Kinder, cioè in realtà quelli che producono le Kinder Brioche, che non mi ricordo se è proprio la Kinder, è del gruppo Ferrero, sapete che non me lo ricordo? Sì, è del gruppo Ferrero. Mi ricordavo che la Ferrero avesse acquisito una serie di ditte. Allora, mi piace segnalarvi questa cosa perché? Perché appunto l'involucro della Kinder, da che era di plastica, la Ferrero ha deciso di farlo di carta, sono di carta, riciclami. Sono di carta perché un piccolo grande gesto può creare un mondo migliore. Quindi insomma, ci piace questa cosa. Quando poi elimineranno anche la plastica di ogni merendina saremo ancora più felici, però apprezziamo il gesto, quindi volevo segnalarvi questa cosa. E poi ho finito due evidenziatori, in realtà River ci ha giocato per giorni e probabilmente hanno preso un po' di aria perché continuava a togliere i tappi e rimetterli, insomma non funzionano più. E devo dire comunque erano vecchi, sono questi qui della Stabilo, avevano almeno 6-7 anni, quindi insomma ci sta. Li ho ancora utilizzati un pochino questi ultimi giorni, ma ho visto che poi anche a tirare non andavano più, insomma, quindi ho finito anche questi due di cartoleria. Anche le cose di cartoleria sto cercando di non comprare roba, perché veramente tra penne, pennine, pennette, evidenziatori, matite, matitine, siamo pieni, basta.
Io adoro, purtroppo subisco il fascino delle cose di cartoleria, ma cerco ormai di veramente comprare solo quello che mi serve. In casa abbiamo un sacco di cose, quindi insomma usiamo le cose che abbiamo in casa. E niente, dopodiché forse riesco a farvela vedere, la sacca è vuota. Non riesco a farvela vedere perché è troppo grossa, se ci riesco, no, non ci riesco, eccola qua. Vabbè, più o meno un angolino, avete visto? Avete visto un angolino? Non riesco a metterla tutta qua perché è troppo alta. Abbiate pazienza, poi insomma è vuota. Quindi questi sono tutti i miei prodotti finiti. Spero di avervi intrattenuto, spero di avervi dato qualche spunto utile, anche se veramente ormai vi faccio vedere, non dico un po' le stesse cose, però ci sono alcune cose che ormai sono sempre quelle, come appunto il detergente intimo, le salviettine da Fresh and Clean. Vabbè. Però se mi trovo bene con un prodotto, tendo poi a ricomprare quello, chiaramente, non vado a ricercare cose strane, anche perché fare la spesa con River è praticamente impossibile, quindi uno va anche a botta sicura quando sa cosa deve prendere, cioè ormai quando facciamo la spesa sia io che mio marito siamo super veloci perché non abbiamo tempo da perdere, che dobbiamo sempre rincorrere River per le corsie, va bene. Niente, grazie per essere stati qua, spero di avervi fatto compagnia, fatemi sapere cosa avete finito voi, cosa state magari declatterando o trovando particolarmente efficaci come prodotti. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!